Con la gara disputata ieri mattina si chiude ufficialmente la 23esima edizione del trofeo medaglia d'oro Maria Cianci Tortora Nono Memorial Fausto Tortora al Festival dei Velocisti Medio Fondo, organizzata come accade già da tempo dalla ASD Tortora Bikes, Criscuolo Petroli, Pedale Pollese. Il percorso ha toccato Polla, Atena Lucana Scalo, San Pietro Attanagro e Sant'Arsenio, attraversati 5 volte per un totale di 110 km. Il vincitore della gara ciclistica è stato Alessandro Salerno della Two Towers di Torre del Greco. Seconda posizione per Franco Gallo dell'ASD Calibre Sport Racing Team. Terzo classificato Liberato Cozzolino della Team Prof Bike. Più di 160 partecipanti si sono dati battaglia fino al traguardo di Via Giardini a Polla. Il vincitore ha staccato in volata il gruppo di testa abbastanza compatto negli ultimissimi chilometri. Marco De Filippo, Alfredo Tortora e Valerio Romano Curcio della squadra di casa sono giunti rispettivamente decimo, undicesimo e dodicesimo. Al termine della competizione si è tenuta anche la premiazione dei corridori e di coloro che hanno partecipato alla manifestazione sportiva, giudici di gara, assistenti e forze dell'ordine. I pensieri vanno soprattutto ai miei amici, alla mia famiglia e ai miei figli, sacrifici che si fanno giornalmente per praticare questo sport, ma il nostro intento è quello di stare in allegria, in amicizia e poi se arriva qualche risultato lo prendiamo a braccia aperte, perché sono soddisfazioni che arrivano dopo tanto sacrificio e ne facciamo di sacrifici. Ecco, i tuoi prossimi obiettivi? Prossimi obiettivi sarà quello di portare avanti questa notte. Il nostro intento è un nuovo team, il nostro Team Two Towers di Torre del Greco, ed è un progetto che sta andando avanti, è una società di amici e portiamo avanti questo progetto. La prossima penso che sarà Salerno, poi andremo alla Nove Colli a Cesenatico e tentiamo anche lì qualche buon risultato. Tutte le aspettative ci sono, cerchiamo di cogliere i buoni frutti. Stiamo vivendo un momento sportivo grazie a chi in tanti anni, siamo alla 23esima edizione di questa edizione sportiva, di questa gara ciclistica, e devo soprattutto ringraziare chi tiene vivo questa disciplina sportiva, quindi grazie ai fratelli, ai cugini Tortora, quindi a Enzio, a Rufino, per la loro passione, per il loro amore per il ciclismo. Cioè, questa è una delle tante discipline che si va a inserire nelle altre discipline sportive di polo, quale il calcio, il pallavolo ed altro. Quindi grazie a tanti giovani che amano queste discipline sportive, teniamo vivo questi momenti sportivi a Polla. L'evento della provincia di Salerno non me ne vogliono gli altri, noi ci mettiamo tutto l'impegno, è la decana, è la gara decana della provincia di Salerno, non ci sono gare ciclistiche che siano arrivate alla 23esima edizione. Noi la facciamo per la nostra passione, la facciamo perché ci teniamo al ciclismo, perché vogliamo essere sempre protagonisti con il ciclismo, non è soltanto il calcio quello che deve essere, deve primeggiare in tutto. Il ciclismo oggi è stata una festa dello sport, 160 ciclisti, eravamo una marea, e considerate che oggi c'erano tre gare nella Campania, e noi primeggiamo sempre, e devo dire, ci sono sempre difficoltà, ma grazie agli amici, grazie all'amministrazione e grazie a questo paese che veramente ama il ciclismo, noi andiamo avanti così. Io sono soddisfatto di questa manifestazione, sono soddisfatto del team che mi pregio di essere il presidente, e un ringraziamento vanno soprattutto agli sponsor, a Criscuolo Petroli in prima linea che ci sostiene veramente tanto. Questa gara sono diversi anni che organizzo con Tortora e avrà sempre successo. Volevo dire soltanto che io sono il responsabile regionale delle Agri in tutta la Campania, e quindi la rimando questa notizia al 3-4 giugno, dove mi vedete ancora impegnato, anche se non è il mio ente che organizza. Io collaboro con loro, con Rufino e al Giro d'Italia Amatori. Dopo questa manifestazione vi invitiamo il 3, il 4 e il 5 giugno per il Giro d'Italia Amatori. Vi raccomando, non mancate.